Il taglio è fantastico finché... Per fortuna ci ha ribellato Medical Group. Dato, ben trovati a tutti. Senti, cosa dobbiamo ancora chiederti che non ti abbiamo ancora chiesto? Finora? Niente, così andiamo tutti a casa. No, ma no, niente, adesso bisogna cominciamo gradualmente, come state vedendo insomma, il lavoro. Contiamo nel giro dei prossimi 3 giorni di avere il roster completo a disposizione. Anche se i giocatori che stanno arrivando, come avete visto, Polycap, sono già abbastanza in forma. E quindi speriamo che sia più semplice di metterli assieme. Nel frattempo abbiamo questo gruppo di ragazzi molto interessanti e questo bisogna anche dar merito a questo club che investe molto e continua a investire sui giovani con grande attenzione, e a noi sono molto utili non solo per l'allenamento ma anche, insomma, anche in chiave di futuro di lungo periodo. Penso che siano per noi molto importanti, e quindi partiamo con il giusto entusiasmo, un po' troppo accaldati, ma insomma quello sono un po' tutti, quindi mal comune. Si era detto, coach, non sarebbe un grosso problema se qualcuno arrivasse un po' più avanti, invece insomma siete riusciti a quadrare il cerchio abbastanza rapidamente e avrai un mese di lavoro praticamente con il gruppo già al completo. Sì, anche perché insomma, la tendenza è quella di restringere, come dire, il periodo di precampionato un pochino, visto che l'Eurolega per esempio già mette delle regole molto tassative in questo senso, no? Perché per i giocatori le stagioni sono molto lunghe, insomma, perché i precampionati di una volta non si fanno più, insomma, e quindi e poi gli allenatori vorrebbero avere dal giorno meno due tutti qua, no? Però insomma va bene così, siamo nei ritmi normali al momento. Quindi. 9 su 12 in teoria sono nuovi, però 4 già li conosci ed è una buona base di partenza. Sì, è una buona base, per me è un motivo sicuramente un po' di orgoglio e un po' di responsabilità avere dei ragazzi che hanno piacere di seguirmi e di venire, insomma, cambiando posto in un'altra situazione a giocare con me, perché chiaramente per me certe cose saranno più semplici, la comunicazione sarà molto più semplice tra me e loro, e mi serviranno tra loro e gli altri nuovi, chiaramente, e c'è anche un senso di responsabilità, perché sia nei confronti di questi ragazzi che insomma mi seguono in un posto completamente, in un posto completamente nuovo importante come questo, e sia anche nei confronti del club, dei tifosi, di tutti quanti, perché chiaramente insomma ci si aspetta, come dire, no, qualche cosa di consistente. Quindi visto che questo campionato secondo me ha alzato ancora un pochino il livello, soprattutto nella fascia di squadre medio alta, e quindi sarà un altro campionato terribile tra virgolette, dobbiamo farci trovare pronti e speriamo che questo per noi sia un punto, non dico di vantaggio, ma insomma un punto dal quale partire con una certa consistenza. L'obiettivo è sempre salvezza, ma non soffrendo come in passato. Cercheremo di soffrire un po' meno e di divertirci il più possibile, insomma dipenderà da tanti fattori, ma insomma l'obiettivo realistico in questo momento è quello lì, per cominciare a costruire qualche cosa anche nel più lungo periodo. Anche come possiamo etichettarla, dare un aggettivo a questa Treviso Basket che avete creato tu e Simone? Ma credo una squadra dinamica sicuramente, e che potrebbe essere estremamente accattivante per certi aspetti, quindi insomma vediamo se riusciamo a combinare le cose. L'importante è che sia efficace, queste sono le tre parole, che vinca. Più efficace vuol dire vincere, il più possibile. Senti, per te adesso che ufficialmente comunque oggi più che vincere è importante, ovviamente importante sarà cercare di essere competitivi sempre in ogni situazione, contro ogni avversario, in ogni partita. Poi la vittoria è frutto di tante cose, insomma, però per quello che possiamo far noi, essere competitivi sarà importante. Per te, sì. Che sensazione è
questo primo giorno, perché tutti gli effetti è vero, c'è stata la presentazione, però in palestra per voi allenatori questo è il vostro habitat, questo, per te non è un ritorno, un posto comunque nuovo? Sì, sì, beh, questo è un ambiente nuovo, molto, molto interessante, anche questo, questa facility, no? Che chiamerebbero gli americani, dove poter lavorare con grande tranquillità, con grande riservatezza, come dire. E chiaramente c'era molta voglia di tornare in palestra, per certi aspetti si vorrebbe essere già il giorno 20, non so, cioè già un po' avanti, insomma, invece bisogna cominciare molto gradualmente, perché comunque la ripresa dell'attività è anche una, degli aspetti anche delicati da dover essere seguiti. Un po' di emozione c'è? Ah, insomma, quella giusta, quel leggero filo di tensione, emozione che serve a lavorare con attenzione, non a far andare le cose così. A livello cabalistico recuperi Cremona, che è risalita, è uno dei campi per te storicamente ottici, quindi uno degli obiettivi veramente è... Veramente non l'ultimo anno, te lo dico. Esatto. Quindi la coda era buona, ragazzi. La coda è stata, no, io non sono assolutamente cabalistico, quindi per me non, so che ci sono stati gli allenatori molto attenti alle, io proprio no, zero, proprio il contrario, aborro questo, grandissimo. Quindi ricordati che adesso segna, cambia la località della montagna. Sì, vogliamo chiedere una metafora sportiva, no, sì, così direi la bicicletta, giusto per iniziare. Uno degli ultimi anni a Brindisi io gli telefonavo per fare le interviste e poi lui vinceva sempre, vero, ti ricordi, vero. Contro Milano. Questa però non è cabala, questa è statistica. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.